Sì, poi tutto è mettersi d'accordo su quello che a ciascuno piace, E insomma. cosa Perché vuole vedere al cinema? in teoria si potrebbe dire che il cinema italiano va benissimo per i film che hai detto tu in partenza, che fanno sfracelli al botteghino, quindi dovremmo essere tutti contenti. Ma invece ci deprimiamo lo stesso. È sempre stato così, esiste un cinema che piace a pochi e un altro che piace a molti, è sempre stato così, tranne rare eccezioni. È un discorso che vale sempre. Ci sono anche però casi di produttori lungimiranti o comunque che hanno una sensibilità che quando vedono nell'ambiente. Guarda, tendenzialmente è sempre così, cioè ci sta un cinema che piace a tantissimi, che è disprezzato da quelli che cercano nel cinema un'altra cosa. Poi esistono dei fenomeni rari in cui ci sono personalità talmente forti che riescono, e sono più o meno i geni, personalità talmente forti che riescono a imporre a un grande pubblico quel cinema che tanto piace a te. Ma sono Che nella fenomeni. storia si contano Fellini, qualche Sì, appunto, Safra, forse Fellini, neorealista. Godard, non lo so chi è. Ora questo è più difficile adesso anche perché il cinema è meno di massa, è sempre diventato più una cosa un po' di nicchia, quindi è più difficile varcare quella soglia, no? Il cinema come industria? Il cinema come fruizione, immagino che ci sia Beh, meno di stato massa a potenza della sala, però è più di massa a potenza globale perché c'ha altri canali di fruizione che invece esplodono. Però il allora. prodotto film viene visto molto lo stesso, nonostante che le sale siano vuote. Sì, questo è vero. Sì, però c'era tante cose, cioè c'era la stampa specializzata che un anno prima dava molto spazio all'autore del film, ora non più, quindi ci sono delle difficoltà oggettive per cui, che ne so, appunto, Wes Anderson diventi un fenomeno di grandi numeri, non è un fenomeno di grandi numeri. Però il suo quasi omonimo Thomas Anderson, quello di Magnolia, Paul Paul Thomas Anderson. Thomas Anderson, lui è diventato, però forse non. Beh, insomma, sì, ma lui è Quando è uscito con bravo, Magnolia e però. con Ubriaco d'Amore ha avuto il suo momento in cui è Bisognerebbe uscito come avere le autore. cifre, Tutto però, relativo, è relativo, non è il codice da Vinci, insomma, eh. o Harry Potter. Ah, Sì, però sì, beh, certo. sì. Però Harry Un'altra Potter. così è Sofia Coppola. Sofia Coppola è riuscita a fare dei film di un certo tipo, è riuscita ad arrivare a un pubblico piuttosto ampio. Ecco, ci citavi Harry Potter, però a Harry Potter si avvicina per esempio a volte anche qualche autore, Mike Newell ha fatto l'ultimo Harry Potter, no? È un fenomeno abbastanza strano, uno non si dopo Chris Columbus che nella sua vita aveva fatto solamente mamma ti ha perso l'aereo, crea questo fenomeno Harry Potter e fa avvicinare un autore insospettabile come Mike Newell. Ecco, quello è un ambiente forse più aperto, più contaminato, quello inglese, non lo so. Oggi in Italia magari il Mike Newell italiano non avrebbe. Stai mettendo in difficoltà, non ho mai visto Harry Potter. Dei trailer mi sembra Fantaghirò, è il mio metro di valutazione delle cose più brutte. Però Mike Newell, la sua presenza nei titoli ci fa. Sì, Ci ma può far molto, anche riflettere. Peter Jackson faceva delle cose. No, Peter Jackson è quello che fa il Signore degli Anelli. Anni fa faceva delle cose piccolissime, super d'autore, complicatissime. Signor Nerolelli non è mica da buttare via. Mai visto, eh? King Kong era brutto, l'ultimo che ha fatto. Signor Nerolelli prende molto. Ho iniziato così da spettatore. No, cioè io intuì che, dato che mi piaceva scrivere molto, mi piaceva molto la musica, mi piacevano insomma le arti, pur facendo io con il commercio, era una buona valvola di sfogo. Però il cinema in realtà, pur essendo un mestiere piuttosto faticoso, ho scoperto dopo, però a quel tempo mi sembrava un lavoro adatto per chi non sapesse fare veramente niente bene, no? Perché, che ne so, per fare la musica bisogna sgobbare, imparare a suonare uno strumento, per scrivere un romanzo
bisogna avere una padronanza della scrittura. Il cinema invece ha questa caratteristica che ti chiede una competenza un po' su tutte queste cose senza doverle approfondire troppo. Cioè devi sapere un po' di scrittura, un po' di pittura, di fotografia, di musica. E quindi avendo io una vocazione al dilettantismo anziché al professionismo, mi sembrava che il cinema potesse essere la strada maestra per rimanere un eterno dilettante. E quindi così l'ho scelto strategicamente. A parte che mi piaceva vedere i film, mi piaceva leggere i romanzi, però nell'idea che cosa sarebbe bello frequentare di più dal punto di vista delle cose artistiche, ho capito che il cinema mi consentiva di non impegnarmi troppo, perché non mi andava, cioè non mi andava, ci ho provato a suonare la chitarra, ma è faticoso, è scocciante per scrivere. Sì, esatto. No, perché non lo faccio per vari motivi. Uno, perché vivo a Napoli e mi scoccio di andare a Roma a incontrare gli sceneggiatori, significa andare. No, ci sono dei motivi che uno deve fare sempre i conti col carattere, con la pigrizia. Quindi. Poi una delle cose che mi piace di più di tutte le fasi del film, lo scrivere, quindi così ne sono un po' geloso, mi diverte farlo da solo. Poi quando si scrive in coppia o a maggior ragione con altre persone, cose che ho fatto, si perde un sacco di tempo. E invece, dato che appunto non ho grande continuità, mi stanco abbastanza presto, allora da solo mi conviene perché scrivo piuttosto velocemente. Invece in coppia i tempi si dilatano. E dato che i film durano tantissimo, poi in realtà si arriva a disprezzare profondamente il proprio film perché dura troppo tempo, quella è la realtà, quella è la verità. E, insomma, trovo sempre più giusto che i film duri di meno per farlo venire bene. E allora comincio a ridurre le fasi, i tempi. Poi debiti cinematografici o letterari, sì, ce ne sono. Puoi ricordarmi qualcuno? Sì, molto quelli della gioventù, devo dire, delle letture giovanili o dei film che ho visto in gioventù. Cioè io sono ancora legato a letture che adesso uno non farebbe più, che ha fatto in gioventù, cioè Nietzsche, Sartre. E mi sono sempre rimasto lì, Camus. Sono letture, perché alcuni poi, quelle sono le letture forti della gioventù che ti segnano. Forse la fortuna è che non mi sono mai imbattuto in Siddhartha, se riesco a fare qualcosa di buono. Quello è quello che... davanti alle prime generazioni. Ecco, quello che ti dirotta verso il mondo notte prima degli esami sono Siddhartha. L'insostenibile leggerezza sono le anticamere dell'essere e della virtù, cioè. È molto molto questo pure, e quindi il cinema, ad esempio Fellini, Scorsese, che ho visto in giovane età, oppure la pittura, gli espressionisti, mi sono quello che, insomma, io faccio molto riferimento a quello che ho scoperto a 18-19 anni, perché poi in verità io mi riciclo sempre le cose di cui parlo. Cioè anche L'amico di famiglia è un'idea che avevo scritto a 19-20 anni, cioè ho tutto un file di cose scritte a 19-20 anni enorme, dove vado a pescare e quando finirà di solito al cinema la costruzione del grottesco richiede proprio delle invenzioni, invece purtroppo secondo me si vive in una società in cui certi aspetti della realtà sono di per sé grotteschi. Quindi, degli esempi? Degli esempi? Beh, gli esempi che sono dentro il film sono grotteschi e sono reali al contempo. O certe cose della cronaca sono reali e sono grottesche. Giusto perché uno ha la memoria corta, quindi piglia le cose del giornale di oggi. Tutto l'aspetto dello scandalo di Valle Topoli. Questo qui è di un grottesco. Sembrerebbe grottesco, invece abbiamo scoperto che è reale ed è anche, quindi anche grottesco.